Buongiorno a tutti, consueto appuntamento della domenica con gli episodi principali, non tutti, ma gli episodi principali accaduti nella giornata di sabato nel campionato di Serie A. Questa volta però facciamo un saltino in un paio di campionati esteri per due episodi molto interessanti che hanno un collegamento col campionato italiano, perché il primo avvenuto durante Bayern Borussia Dortmund ci ricollega a quanto accaduto la settimana scorsa in Roma-Milan. Il secondo, accaduto nell'anticipo delle 13:30 della Premier League tra Burnley e Arsenal, ha un po' anticipato quello che poi è accaduto, che abbiamo visto ieri sera, che ha creato tante polemiche, che si sono però un po' assopite perché il risultato finale poi ha dato ragione alla squadra che si sarebbe lamentata molto nel dopopartita in caso di risultato differente. Ma andiamo con ordine. Iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla per me. Continua a essere molto importante. Partiamo dal campionato inglese. La partita è Burnley-Arsenal, siamo al 73° minuto e c'è un'azione sulla parte destra dell'area di rigore che vede coinvolti l'attaccante dell'Arsenal, Pepe, e il difensore del Burnley, Peters. Pepe tenta un cross al centro dell'area di rigore e il pallone viene respinto di braccio. Come vediamo, Mariner non è nell'inquadratura, ciò significa che si trova nella parte sinistra dell'area di rigore ed era coperto più o meno da 4 o 5 giocatori, non ha visto assolutamente nulla. Perciò, in un certo senso, lo possiamo scusare, anche se sul posizionamento di Mariner ci sarebbe da discutere, però non è mai stato uno dei top inglesi, anche se ha oltre 150 presenze in Premier League. Il VAR però qualcosa deve dire. È vero che abbiamo una distanza tra i giocatori che è molto ridotta, circa 1 metro, ma è anche vero che il braccio di Peters è molto largo, aumenta abbondantemente il volume corporeo e il posizionamento non è certo naturale. E perciò in queste circostanze il VAR non può non intervenire. Strano, strano caso vuole che per Burnley e Arsenal in realtà il VAR non è intervenuto. È intervenuto successivamente per ovviare ad un clamoroso errore di valutazione di Mariner che aveva segnato al 85° minuto un calcio di rigore all'Arsenal per un fallo di mano di Mariner che in realtà l'aveva toccata di spalle. Tra l'altro anche in quel caso senza un field review. Io continuo a non capire, in Inghilterra fanno un po' come gli pare. Prima o poi comunque bisognerà mettere mano a delle regole che siano uguali per tutti, perché un field review su un tocco di spalla netto, ma in ogni caso è necessaria. Passiamo al campionato tedesco. C'è un episodio che ci riporta a quanto accaduto la settimana scorsa in Roma-Milan. Il rigore assegnato al Milan per fallo di Fazio su Calabria dopo un field review. In realtà stiamo parlando di 10 giorni fa, perché è il turno infrasettimanale. In ogni caso, l'episodio avvenne al 42° minuto, l'arbitro è Marco Fritz e c'è un contatto in area di rigore tra il difensore del Borussia Dortmund, Daoud, e l'attaccante del Bayern, Coman. L'arbitro lascia proseguire, dopodiché, circa 1 minuto dopo, viene richiamato dal VAR per rivedere questa azione. Ora, abbiamo tante volte parlato del fatto che un arbitro in controllo dell'azione non può essere richiamato, a meno che non si tratti di un errore che tutti hanno visto, tranne l'arbitro. Può capitare, può capitare. Ci sono episodi che, anche se accaduti sotto la vista, sotto lo sguardo dell'arbitro, possono accadere. Qual è l'errore dell'arbitro in questo caso? Quello di cui abbiamo parlato, abbiamo sentito parlare tante volte negli ultimi tempi, era troppo vicino. Perché è vero che qua siamo a una distanza di circa 4 metri, però probabilmente l'arbitro in questa circostanza non è riuscito a vedere quello che è accaduto nella parte bassa dei giocatori, cioè tra i piedi, ma si è limitato a guardare quello che accadeva tra le braccia, il busto, la testa dei giocatori. Il risultato è che non ha visto assolutamente nulla. Una volta che viene richiamato l'episodio, e questo non si vede benissimo da questa immagine, si vede molto bene da questa. Coman anticipa nettamente il difensore del Borussia Dortmund che in ritardo gli colpisce il piede. Il classico pestone, come abbiamo visto anche la settimana scorsa in Roma-Milan. Il VAR interviene
e l'arbitro Fritz, nello secondo dell'errore, assegna il calcio di rigore. Abbastanza chiara come valutazione, è un episodio che non è stato perso dall'arbitro, ma che rientra nel serious missed incident, perché probabilmente nel colloquio che c'è stato con il VAR, l'arbitro ha semplicemente detto che non ha visto il contatto basso. Può capitare. Tanto è vero, questo capita molto spesso e capisco coloro che chiedono di sentire i colloqui tra arbitro e VAR, perché effettivamente potrebbe anche chiarire qualche dinamica di campo che rimane abbastanza incomprensibile a chi non è addetto ai lavori. Questo è comprensibile. Infatti, tante volte ci adoperiamo per cercare di ricostruire quali che sono stati i colloqui tra arbitro e VAR. Passiamo al campionato italiano. Primo anticipo è stato Spezia Benevento, niente da eccepire. Finalmente abbiamo rivisto un bel forno, nel senso che dopo un periodo di appannamento tra dicembre e febbraio, il forno è ricominciato da partite di seconda barra terza fascia. Questa è una seconda fascia bassa perché Spezia e Benevento in questo momento si trova in una posizione piuttosto tranquilla di classifica. È chiaro che potrebbe avere una valenza completamente differente fra 5-6 giornate se le due squadre non dovessero uscire da questo periodo non propriamente positivo e ritrovarsi coinvolte nella lotta per la retrocessione. Non c'è niente da segnalare in questa partita, semplicemente una curiosità. Al 79esimo minuto, dopo una munizione combinata da Forno a Ehrlich per un fallo su Marchizza, sono rimasto stupito e ho scoperto che anche Forno sorride. È un po' una battuta, chiaramente, è una curiosità perché Forno è uno di quegli arbitri dell'ultima generazione che tendono a essere un po' troppo seriosi. Forno, Marinelli, Cassini sono arbitri che devono cominciare a introdurre qualcosa di nuovo. E questi sorrisi, l'importante è che non siano sorrisi ironici o che siano di presa in giro per i giocatori, fanno bene perché rilassano anche i giocatori. Stemperano le tensioni che ci sono nella partita. Tant'è vero che in questa circostanza, dopo la protesta di Viola, Viola se n'è andato via praticamente subito perché era il capitano del Benevento, perché si è reso conto che comunque la decisione era corretta, che non c'era nessuna tensione, che non c'era nessun motivo per continuare una protesta che non aveva avuto senso. Forno ha arbitrato molto bene oggi. È stato molto preciso, una partita non facile, anche perché Spezia e Benevento sono sì in una posizione tranquilla, ma entrambe le squadre si rendono conto che è un attimo essere risucchiati nella lotta per la retrocessione, non retrocedere, soprattutto perché il Cagliari appare in grossa ripresa. Poi domani vedremo il risultato del Cagliari stesso. Passiamo a Udine. A Udine c'è stata la prima presenza in stagione di Maggioni di Lecco, che veniva da una serie di prestazioni molto molto positive in Serie B. Ieri, se dovessi affermare che Maggioni mi è piaciuto, sarei poco credibile, oggettivamente. Non gliene faccio una colpa. Tra Serie B e Serie A c'è un abisso a livello tecnico, a livello agonistico, a livello di velocità, a livello tattico, da tutti i punti di vista. È un altro mondo rispetto alla Serie B. Dopo essere stati abituati per 24 giornate ad arbitrare in Serie B, il salto in Serie A rischia di essere difficile, complesso, anche se si trattava di una partita sulla carta di terza fascia, ma che è stata molto più complicata di quello che ci potevamo aspettare. Due squadre tranquille, il Sassuolo con qualche ambizione ancora di settimo posto, ma appare molto in calo. L'Udinese invece che è lontana da tutto, è lontana dalla zona del settimo posto, è lontana dalla zona retrocessione, una partita tranquilla, ma che tranquilla non è stata. Tanti piccoli scontri durante la partita, non è stato propriamente accettato sempre Maggioni, ma è normale questo perché sono due squadre, l'Udinese e Sassuolo, che Maggioni sostanzialmente non conosce perché non li ha mai arbitrati e le squadre non conoscono Maggioni perché l'hanno incontrato per la prima volta in questa circostanza o al limite per la seconda volta se nel passato c'è stato qualche incrocio in amichevole o in Coppa Italia, ma non è questo il punto. Due episodi da vedere, uno è una curiosità e il secondo invece è proprio l'episodio centrale della partita che secondo me Maggioni e il VAR hanno completamente sbagliato.
la rete di Llorente al 41esimo minuto. Perché ve lo faccio vedere? Perché non è successo niente, ma poniamoci come ipotesi di scuola che Llorente, trattenuto chiaramente da un difensore del Sassuolo, non fosse riuscito a deviare in porta il pallone. Questa è la trattenuta e questa è la deviazione di Llorente, che in questo momento è ancora trattenuto dal difendente. Qua lo vediamo benissimo, Llorente si sta allungando verso il pallone trattenuto dall'avversario. Perché faccio vedere questo episodio? Perché se Llorente non avesse segnato la rete, ci sarebbe stato il calcio di rigore. E in questa circostanza il calcio di rigore avrebbe dovuto essere accompagnato dal cartellino rosso per doxo del difensore del Sassuolo, perché la trattenuta non è un tentativo di contesa del pallone e Llorente, come abbiamo visto, in assenza di una trattenuta sarebbe riuscito a impossessarsi facilmente del pallone e avrebbe potuto avere una chiara occasione da rete. La fortuna, tra virgolette, sia dell'arbitro che del difendente, che in questo caso Llorente ha segnato. Può sembrare assurdo, ma è così. Fortuna per l'arbitro perché gli ha evitato di prendere una decisione comunque complessa. Fortuna del difensore perché se non avesse segnato Llorente avrebbe concesso un calcio di rigore all'Udinese e sarebbe stato espulso per doxo non genuino, come si dice in gergo, ma in ogni caso chiara occasione da rete, senza tentativo, un fallo senza neanche il tentativo di contendere il pallone, perché la trattenuta non può essere un tentativo di contesa del pallone. Passiamo all'episodio principale che avviene al 51esimo minuto. Sesto minuto del secondo tempo, però dobbiamo pensare un po' prima quello che è successo. 50esimo minuto, cioè un minuto e mezzo circa, per una rimessa laterale, De Paul e Locatelli vengono a contatto e si crea una certa tensione tra i due giocatori. Magioni interviene e cerca di calmare gli animi. Evidentemente per De Paul non finisce così. Questa è la posizione dell'arbitro. E quello che vedete nel quadratino più in alto è il contatto tra De Paul e Locatelli. Visto in presa diretta, sono onesto, non ho notato la gravità di quello che è successo. Si è notato da successive immagini. In particolare questo. Guardate con attenzione, sono due frame successivi, la posizione delle gambe di De Paul e la testa di De Paul, lo sguardo di De Paul. Come vedete, De Paul ha guardato per tutto il tempo la gamba di Locatelli. In campo questo episodio può lasciare adito a qualche dubbio, perché nella dinamica si può anche perdere. Sarebbe meglio vederlo subito in campo. Quello che non va bene è che il VAR avalli questa decisione, perché questa è una condotta violenta. Il fatto che De Paul non abbia preso, anzi, la fortuna che De Paul abbia preso solamente il piede di Locatelli non può essere un esimente, perché se De Paul avesse preso la gamba di Locatelli 10 cm più in alto o più verso lo stinco, probabilmente gli spaccava tutto. Nel regolamento c'è scritto chiaro e tondo che la condotta violenta è anche il tentare di colpire. In questa circostanza, soprattutto a come vediamo la posizione del corpo di De Paul, che si disinteressa totalmente del pallone, entra con entrambe le gambe, con le ginocchia tese e i piedi rigidi. L'unico obiettivo di De Paul in questa circostanza era entrare su Locatelli e fortunatamente Locatelli ha ritirato le gambe prima che fosse troppo tardi. In questa circostanza, in questa fattispecie, il VAR non può non intervenire. Deve intervenire. Perché si parla tanto di combattere il gioco duro, non si possono permettere questi comportamenti, soprattutto in presenza della tecnologia. Ultimo episodio, andiamo a vedere il rigore che è stato revocato all'83esimo minuto a favore dell'Udinese per un fallo di mano di Locatelli. Ora, prima di tutto vediamo il fallo, l'ammonizione che è stata comminata per Spa, chiaramente. Sulla Spa c'è da discutere, perché se Locatelli non avesse toccato il pallone con le mani, il giocatore dell'Udinese avrebbe avuto di fronte a sé la porta spalancata e solo il portiere. Perciò, a mio parere, la decisione giusta sarebbe stata
il calcio di rigore e l'espulsione del giocatore Locatelli. Dopodiché il VAR controllando l'azione, visto che si tratta di una posizione geografica, comunica semplicemente all'arbitro che al momento nella costruzione dell'azione c'era un giocatore in fuorigioco. Qua in questa immagine vediamo che giustamente Maggioni comunica a Locatelli che l'ammonizione deve intendersi come revocata, giusto così, perché si tratta di una SPA, cioè di una circostanza che diciamo di una valutazione sulla chiara occasione da rete o sulla azione potenzialmente pericolosa. Maggioni l'ha valutata come azione potenzialmente pericolosa, a mio parere è un errore, ma tutto sommato conta poco perché comunque c'era un fuorigioco precedente di un giocatore dell'Udinese. In ogni caso, come sappiamo, SPA ed OXO in caso di revisione VAR con revoca, in questo caso di un calcio di rigore, porta alla revoca anche della sanzione disciplinare. Però un particolare dobbiamo vederlo. Il fuorigioco al momento del tiro di De Paul era di 2 metri abbondanti. Tendo sempre a scusare gli assistenti perché hanno un lavoro enorme da compiere, soprattutto devono a volte decidere sulla base di pochi centimetri e ogni tanto potevano anche tirare a indovinare. Però in questa circostanza oggettivamente è difficile capire per quale motivo il secondo assistente di Maggioni non abbia segnalato nulla e si è dovuto intervenire il VAR. Decisione semplice, tant'è vero che si è risolto nel giro di pochi secondi. Maggioni ha bisogno di crescere, ha bisogno soprattutto di tanta esperienza nella categoria. Oggi non è stata una partita particolarmente positiva, ma neanche così negativa. Certamente anche avere dimestichezza con la categoria conta non poco. È chiaro che un arbitro che viene impiegato fin dall'inizio della stagione in Serie A farà meno fatica di un arbitro che viene buttato, tra virgolette, nella mischia alla 24esima o 25esima giornata, non so quante ne, ma quanto, quale sia questa, ma è chiaro che ci sia necessità di insistere su un arbitro che comunque ha dimostrato di avere tante qualità, anche se si è trovato anche in grande difficoltà a livello tattico oggi, perché tante volte si è trovato in mezzo all'azione proprio perché non essendo abituato alle tattiche della Serie A, alla velocità della Serie A, all'intensità della Serie A, si è trovato un po' in una situazione non conosciuta. D'altronde questa è la gatta che passa e ogni tanto abbiamo questi piccoli incidenti. Passiamo, incidenti, insomma, magari fossero questi incidenti. Passiamo alla partita della serata. La partita della serata è stata arbitrata da Massa che è uscito in doppietta dopo aver diretto mercoledì molto bene Milan Udinese, o meglio, non molto bene, ha diretta bene, gli episodi li ha presi tutti e non è certamente stato un caso che Rizzoli lo abbia riproposto a distanza di 2 giorni, di 3 giorni per un big match, uno dei due big match della giornata. L'altro è Inter-Atalanta, poi ci sono partite di prima fascia come Verona-Milan e la partita di ieri sera però è stata piuttosto deludente. Al di là dell'episodio centrale, è tutta la partita che ha lasciato molto perplesso. Vedremo 3 episodi che fanno anche intendere il fatto che probabilmente ieri sera Massa ha deciso di utilizzare il meno possibile cartellini. Ma i cartellini possono essere usati il meno possibile se le circostanze lo consentono. Non si deve decidere di usare pochi cartellini, arrivare a fine partita con poche ammonizioni e dire ho ammonito poco. E te credo, se hai ammonito poco è anche perché hai evitato alcune ammonizioni che erano da fare. Vediamo gli episodi. Il primo episodio, tralasciando quello che è successo nei primi minuti con quel episodio della trattenuta su Morata, sulla quale si può discutere all'infinito, ma comunque non era da cartellino rosso perché non c'era il possesso del pallone, al limite poteva essere fallo, calcio e punizione diretto per la Juventus e ammonizione perché effettivamente si poteva creare una SPA, però la sensazione è che sul pallone Morata non ci sarebbe mai arrivato, ma al di là di questo. L'episodio centrale è questo, all'inizio della partita sul punteggio di 0-1 la Juventus si lamenta per un tocco di braccio di Öt in un'azione abbastanza concitata di chiesa tra Acerbi e lo stesso Öt. Come vediamo,
queste immagini, Massa era abbastanza lontano perché si trattava di una zona di contropiede a circa 20 metri, però aveva la visuale libera. Il contatto è questo. Vi invito a guardare le braccia di Oeth. Una è in posizione naturale, l'altra è molto più larga. Ora può essere un caso, per carità, ma in ogni caso sappiamo che i parametri per valutare un tocco di mano per la punibilità di un tocco di mano sono la congruità, chiamiamola congruità, l'aumento del volume corporeo e l'aderenza delle braccia al corpo e soprattutto la naturalezza del gesto. Possiamo definire naturale un gesto di questo genere con un giocatore che ha un braccio destro, tra l'altro come se guardate, sta guardando il pallone. Perciò non possiamo pensare che non sapesse dove si trovasse il pallone, perché se guardate lo sguardo di Oeth sta guardando il pallone. Questo è un calcio di rigore molto netto, molto evidente. Andava fischiato in campo, ma una volta che non viene fischiato in campo, il VAR deve intervenire. Perché io vorrei capire che cosa ci si può inventare per ritenere che questo non sia un calcio di rigore. Vogliamo parlare di pallone inatteso? Sì, ma il pallone inatteso non è un esimente, è una delle possibilità. Se un braccio è così largo, addirittura 90 gradi rispetto al busto, e il giocatore sta guardando il pallone, a me sorge il dubbio che sia anche un gesto volontario, tanto è vero che il braccio si muove leggermente verso il pallone. Un giocatore che interviene in questa maniera deve essere consapevole che si assume il rischio che un contatto col pallone sarà punibile. Vedremo che cosa ci dirà, se qualcosa ci dirà Rizzoli, anche se le prime voci che mi sono arrivate mi lasciano molto perplesso, vi dico la verità, perché secondo me su questo calcio di rigore non c'è nulla da discutere. Cioè, trovare una giustificazione all'arbitro è possibile, la distanza, la velocità, la dinamica, tutto quello che volete. Trovare una giustificazione al VAR, no. No, non trovo un elemento che possa essere di giustificazione per il VAR. Mi chiedono che cosa avrebbe potuto pensare, che cosa può aver pensato il VAR per non richiamare l'arbitro. L'unica ipotesi che mi viene, l'unica ipotesi sensata è che abbia visto una casualità, cioè un movimento congruo delle braccia, un braccio in posizione naturale e un pallone inatteso. Ecco, posso pensare questo, ma non regge. Non regge. 33esimo minuto, Alessandro su Correa. Ora, questo è un gesto molto, molto, molto antipatico di Alessandro e bisogna togliersi i panni dei tifosi, però, perché altrimenti non se ne esce più. L'arbitro fischia il fallo. Il movimento di Alessandro è molto al limite, perché come vedete ha il pugno chiuso sul braccio sinistro. Non sono in salto. Se fossero per aria, saremmo di fronte al classico intervento imprudente con un gomito appoggiato sulla nuca o un colpo alla nuca totalmente involontario che diventa fonte di un calcio di punizione diretto e una ammonizione per imprudenza. In questo caso invece non eravamo, non ci, i due giocatori non erano in aria, erano ben piantati per terra. E nonostante questo, Alessandro, probabilmente anche stuzzicato, tra virgolette, dal comportamento precedente di Correa che ha cercato il contatto col corpo, ha allungato e non poco il braccio. Questa è l'immagine iniziale, pugno chiuso sulla nuca e poi il colpo viene allungato. Massa interviene e come vedete fa segno ad Alessandro che si lamentava del colpo sulla nuca. Ora, ci sta di non espellere Alessandro, ma l'ammonizione è automatica, anche perché Massa l'ha visto questo gesto, perché se l'ha spiegato ad Alessandro vuol dire che l'ha visto. E dato che questi colpi sono considerati imprudenti perché mettono a rischio la testa dell'avversario, come sappiamo sulla testa ci sono precauzioni anche a livello regolamentare, pensate al fatto che per un contatto sulla testa il gioco va interrotto obbligatoriamente. Ora, se Massa spiega ad Alessandro il colpo sulla nuca, vuol dire che l'ha visto, e se l'ha visto il giallo dov'è? Lasciamo perdere l'ipotesi del rosso, perché il VAR qua non può intervenire, chiaramente, perché è una valutazione dell'arbitro, non ci sono
tutti gli elementi per il rosso, ci sono parecchi elementi per il giallo, ma il giallo dov'è? Semplicemente ha deciso di non estrarre giallo. Non perché non lo meritasse, ma perché l'aveva deciso. E succede poi che al 40, al 41esimo minuto, anzi scusate, al 45esimo minuto, Milinkovic-Savic a centrocampo entra in netto ritardo su Danilo, col pallone già passato da un pezzo, l'arbitro fischia, Massa fischia il fallo e anche in questo caso ammonizioni, non se ne parla. Va bene. Anzi, non va bene. Secondo tempo, primo episodio al 56esimo minuto, c'è un contatto in area di rigore tra Marusic e Morata. Morata cade a terra. Vi ho fatto vedere questa indicazione della freccia, perché se Massa avesse fischiato il calcio di rigore, Marusic avrebbe dovuto essere espulso, perché Morata si sarebbe trovato da solo di fronte a Reina e il pallone in questo momento era già in suo possesso, perciò c'è tutto per l'espulsione: la direzione del pallone, la direzione generale dell'azione, la mancanza di altri difensori che potessero recuperare e la distanza dalla porta. E soprattutto il fatto che non si tratta di un tocco genuino, perché quella di Marusic è una trattenuta. Riviste le immagini, però, dobbiamo notare un particolare che mi fa propendere per la correttezza della decisione di Massa. Entrambi i giocatori si aiutano. Come vedete, Morata si allaccia ai pantaloncini dell'avversario e Marusic con il braccio sinistro si aiuta. Non c'è contatto tra le gambe, questa è soltanto una trattenuta, attenzione. In queste circostanze, come ho detto tante volte anche in passato, punire l'uno o l'altro sarebbe stato eccessivamente penalizzante per i due giocatori, sarebbe stato eccessivamente penalizzante per il difensore, che è stato comunque trattenuto da Morata, e sarebbe stato eccessivamente penalizzante per Morata perché anche lui è stato trattenuto. Perciò si lascia correre e finisce tutta la faccenda. Bene Massa in questa circostanza, perché non era per niente facile, dal campo si poteva essere tratti in inganno dalla caduta di Morata, ma in questo caso è giusto lasciare proseguire. Arriviamo al 58esimo minuto e c'è il calcio di rigore che è stato assegnato dall'arbitro Massa. Guardate la posizione, questa è la posizione corretta, 7-8 metri di distanza, sta guardando i piedi perché si è reso conto che un'eventuale infrazione sarebbe avvenuta nella parte bassa dei giocatori e infatti c'è un contatto, c'è un primo contatto di Milinkovic con la gamba destra, il ginocchio destro sulla gamba sinistra di Ramsey, e c'è poi un secondo contatto che è quella col piede con la gamba sinistra. In mezzo c'è un contatto, effettivamente un mezzo contatto di Ramsey su Milinkovic-Savic, ma dobbiamo guardare la dinamica complessiva. Questo è un calcio di rigore sul quale veramente c'è poco da eccepire, poco da discutere. Arriviamo agli ultimi due episodi, che sono altre due menzioni che mancano. Chiesa Marusic. È vero che Chiesa prende anche il pallone, ma entra scomposto in velocità su Marusic, che infatti un po' se la prende. Questo è un calcio di punizione e una munizione per imprudenza, perché la forbice di Chiesa, per quanto abbia preso il pallone, non può essere non punita. Si accende una piccola mischia, 6-7 giocatori, Massa richiama i due giocatori e niente, e non le ammonisce. Mass confrontation, dovrebbero essere automatici i due cartellini gialli, ma anche in questa circostanza ha deciso di non ammonire, non perché non ci fosse ammonizione, ma perché ha deciso. Lo stesso succede al 78esimo minuto. Milinkovic-Savic entra su Bernardeschi, prende tutto, e anche in questa circostanza, che Massa, che era pure in buona posizione, decide di fischiare il fallo a favore della Juventus, e l'ammonizione per Milinkovic-Savic, anche in questo caso, come al 45esimo del primo tempo, come si dice in gergo, mancia. Ora, io posso anche comprendere chi lascia correre, ma se ci sono episodi che devono essere puniti con ammonizione, con cartellini gialli, quei cartellini devono essere utilizzati. Non si può pensare di portare a fine partita un taccuino quasi vuoto di ammonizioni a fronte di quei episodi di questo genere. Perché poi è un attimo che la partita si innervosisce. Ieri è andata bene, Massa. Se fosse finita 1-1 questa partita, immaginatevi le polemiche che ci sarebbero state sul rigore non assegnato. Se fosse finita 1-1, immaginatevi le polemiche che ci sarebbero state su tanti episodi.
sulla munizione mancata di Aleksandr, sulle due munizioni mancate su Milinkovic-Savic, sulla munizione mancata di Chiesa. Vuol dire semplicemente andare a cercarsi guai. Perché cosa? Cioè, sei stato designato per uno dei due big match, è chiaro che c'è fiducia. Se finisci con 7, 8, 9 moniti, non cambia niente. Ci sono partite che vanno concluse con 7, 8, 9 moniti. Io sono arrabbiato con Massa perché, lo sapete, Massa io lo adoro come arbitro. Secondo me ha delle potenzialità enormi, però comincia ad avere quasi 40 anni. E forse il fatto che poi incappi in queste serate, che alla fine va bene perché finisce come doveva finire, la partita è stata vinta dalla squadra oggettivamente più forte, ma se capitano così spesso queste partite, è forse qualcosa da rivedere c'è. Iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti. Un like a voi non costa nulla, per me continua a essere molto molto importante. Ci vediamo domani mattina verso le 7. Ciao a tutti!